al centro dell'attenzione, in questo caso qui, come vedete, abbiamo una situazione completamente diversa dagli altri due indici. Mercati, sappiamo tutti che all'inizio dell'anno tutti volevano essere su questo mercato, poi un po' le restrizioni regolamentari della Cina, un po' il caso Evergrande, eccetera, eccetera, hanno portato il mercato su livelli del 30% inferiori ai massimi di inizio anno. Su questi livelli si è formata una bella base, come vedete, un doppio minimo con indicatori in questo caso che stanno migliorando. L'indice di forza relativa non si è ancora portato sopra 50, però come vedete è andato sopra la sua media mobile. Il momentum negativo, ma sta girando verso per portarsi in positivo, e anche la volatilità ancora su livelli di rischio, perché ricordo che questo indicatore sopra 50 è un indicatore di alert, però si sta girando per portarsi sopra 50. Infine, i volumi, Quindi l'indicatore. segnali, diciamo, più di distensione sul mercato cinese. Assolutamente sì, perché diciamo che il mercato, come tu sai, i mercati azionari guardano avanti e sta iniziando a scontare possibili manovre espansive da parte della Cina, che un po' vanno a compensare le restrizioni regolamentari che lo hanno penalizzato in questi mesi. Quindi i Certo. mercati si portano avanti e se tu vai a calcolare cosa hanno fatto dai minimi. Soprattutto l'analogo indice tech sulla Cina ha fatto circa il 21-22%. Quindi, anzi, te lo faccio vedere perché credo che sia impostato meglio di questo. Eccolo qua. Vedi che qui è ancora visibile il doppio minimo e quasi sta dando davvero un segnale di inversione nel momento in cui dovesse superare questo massimo intermedio.